promise that you'll catch me. Ciao a tutti ragazzi, l'infittatore, bella cosa video. Oggi, dopo un botto di tempo, ritorniamo con una nuova top 5 di livello di Geometry Dash. Ma stavolta non faremo quelli più epilettici, ma quelli con cui devi avere una memoria di ferro, ovvero i top 5 top 5 memorization levels, top 5 livelli di memorizzazione. E nulla, senza dire altro, vi lascio al video. Ciao raga. Quinto posto, 666. Questo livello è stato verificato un anno fa da una persona che si chiama Z Lennox. E praticamente questo livello ha come base principalmente il carattere creepy, le decorazioni creepy, ma specialmente le decorazioni rendono il livello molto più difficile di quello che in realtà è. E di conseguenza questo livello è basato su principalmente il diavolo, 666 e queste robe qua. Per esempio, le parti che personalmente per me sono più difficili sono quelle con la memorizzazione che vanno verso sinistra. Quella sono proprio le parti più difficili, e non pensare anche quella tipo epilessia, 666, quelle robe là. Quindi praticamente dal 35% in poi è tutto difficilissimo. E nulla, adesso vi lascio al resto del livello. Ciao raga. Quarto posto, Totally Legit Level. Questo qua è un livello abbastanza epilettico, ma con molta memorizzazione, con molte cose tricky invisibili che ovviamente ti trollano. Come state già vedendo, ci sono un botto di troll. Ci sarà anche un livello simile a questo come seconda posizione, ancora più trollino di questo. Però è nulla, questo qua è epilessia, troll Epilessia, troll e molta, molta memorizzazione. E nulla, adesso vi lascio al resto del livello, anche perché è abbastanza lungo. Ciao raga.
Terzo posto, Super Probable Level. E prima mi ero sbagliato. Il livello simile a quello di prima non era alla seconda posizione, ma alla terza. E invece, che è questo qua, Super Probable Level. Anche questo qua, molta epilessia. Anche questo qua, molta epilessia. Ma qui c'è ancora più memorizzazione di quell'altro, come potete già notare da voi. E nulla, io praticamente questo livello l'ho messo in terza posizione perché gli ultimi due sono veramente un pochettino come 666, ma molto più difficili. E nulla, io adesso vi lascio al resto del livello. Ciao, raga. PS, dissociateli dalla voce che ci sta di sottofondo. I don't know. I like, even when it's like, when I'm not supposed to, I look at records and accept some because I'm bored. And I got nothing better to do. Let's go! Finally, you don't yes! need to end. S3B. Secondo posto, Killbot. Questo livello ha epilessia praticamente in. Epilessia praticamente dappertutto e anche questo richiede un botto di memorizzazione, ancor più di quelli che avete visto in precedenza. Perché questo qui c'è anche la decorazione di livello che vi intoppa un botto. Per esempio questa parte qua, dove praticamente si dovrebbe trovare un virus in questo computer tra virgolette. E nulla, adesso vi lascio al resto del livello perché è abbastanza una figata. Ciao raga. Primo posto, Requiem. Questo livello è l'unico tra tutti quanti che non ha avuto il rating da rotto, non si sa neanche perché. Però questo livello qua ha molta memorizzazione, praticamente tu non ci capisci letteralmente nulla. Anche se ti impegni, ma ci capirai sempre comunque poco, se non giochi a questo gioco per un bel po', per un botto di tempo, tipo 5-6 anni, come me o altri giocatori. E nulla, adesso vi lascio al resto del livello. Dissociatevi da questo disegno tutti quanti!